Bentornato sul mio canale YouTube, buona e fortunata settimana. Qual è il segnale oggi? Guarda il video per scoprirlo. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 19 febbraio 2021. Oroscopo Vergine di oggi. Bene il lavoro, ma c'è anche l'amore. Staccano visti irriducibili, ora più che mai con ben 5 astri nella vostra sesta casa, nell'ordine Saturno, Giove, Mercurio, Venere e, almeno fino all'ora del tè, anche il Sole. Poi la novità, l'astro del giorno, quello che vi infonde volontà e autostima, cambia di segno scivolando in settima casa, regno di Nettuno fantasioso che di romanticismo e sogni d'amore se ne intende parecchio, oltretutto in perfetta sintonia con la bianca signora, che accarezza lui e voi con le sue dita pallide e delicate. Saranno loro a sciogliere ogni dubbio e a lenire ogni dispiacere. Ebbene sì, anche voi avete voglia di innamorarvi e per quanto il lavoro prima e la salute resti un punto inalienabile insieme all'ecologia, da oggi nel vostro cuore non c'è più posto solo per l'adorato quattro zampe, vi si affaccia una persona in carne ed ossa e se il vostro fiuto non vi depista, sarà davvero quella giusta. Se vi state chiedendo se per caso la sfortuna non si sia incollata a voi, sappiate che la vostra è solo un'impressione dovuta ad alcune circostanze. Non a caso alcuni oggi troveranno un'ottima occasione di fortuna. Contrarietà e discussioni a causa di soldi. Controlla l'auto prima di partire. Una visita inaspettata o un incontro con qualcuno che avevi perso di vista. Oggi non cercate aiuto in amici o parenti, è un giorno poco adatto per chiedere piaceri e qualche porta potrebbe chiudersi lasciandovi l'amaro in bocca e tanta delusione. Astro tarocco del giorno per Vergine. La giustizia rovesciato. Per l'amore non è un buon periodo. Molti errori compromettono il futuro. Coppie in crisi e rapporti frammentati, possibili anche separazioni, divorzi, allontanamenti, rotture clamorose. Difficoltà per i single che incontreranno molti ostacoli sulla loro strada. Se immaginate un modo diverso di affrontare le cose probabilmente vi darete mille nuove opportunità. Non è il caso di affrontare diversamente le questioni in sospeso con il vostro partner? Non è il caso di risolvere vecchie questioni mai risolte con gli amici? La distrazione in amore potrebbe costarvi delle seccature che mal sopportereste, dunque ponete immediatamente rimedio dedicando più tempo ed energie alla vita amorosa. Difficoltà con genitori, autorità, datori di lavoro. Sii più accomodante. Condividete le vostre idee, progetti e intenzioni solo con persone fidatissime e sincere, qualcuno potrebbe rubarvi le idee oppure precedervi rovinando il tutto. Ogni giorno porta il suo affanno e oggi potreste avere qualche motivo in più per recriminare, anche se per l'amore si aprono buone prospettive, con la conferma di alcuni importanti rapporti di coppia. Per il restante non si potrà dire certo che questo è un giorno fortunato. Oggi vi sentite particolarmente curiosi. Misteri e segreti vi affascineranno. Ma attenti a non rivelare i vostri. Una buona forma fisica vi aiuterà oggi a superare tutto, compreso quella stanchezza che accusate ultimamente. Avrete la compagnia di qualche amico e cercherete di distrarvi anche se la lingua batte dove il dente duole. E il vostro pensiero è sempre su quella persona. Oggi potreste essere preda della gelosia e scoprirvi irascibile. Non date peso a quello che dice la gente. Ascoltate il vostro cuore e azionate il cervello prima di fare delle scelte che potrebbero essere fatali per voi. L'alimentazione è un fatto determinante per il vostro equilibrio psichico. Fate in modo da regolarizzarla e potendo affidatevi a uno specialista dietologo per affrontare al meglio la vostra forma. Mantenete sempre una visione positiva e riuscirete a fare molto più di quello che credevate possibile. Se ci sono delle spese in programma e in voi è già subentrata l'ansia di non arrivare a coprire il debito, provate a ripetere i conti, magari avete già raggiunto e superato la cifra, ma ancora non ve ne siete resi conto. La compagnia delle persone che amate di più farà rinascere in voi la voglia di impegnarvi e se necessario combattere per quello in cui credete. Non mostratevi timidi oggi nei confronti delle persone,
in quanto la vostra personalità dovrà spiccare su quella altrui se volete che la persona che vi piace si accorga della vostra esistenza o se volete recuperare qualche punto perso con il partner. Un gruppo di pianeti nel segno vostro contraltare dialettico dei pesci vi stimola a dare alla vostra vita una svolta. Nettuno e da oggi il sole vi provocano in un processo di trasformazione che attraversa ogni aspetto. Ogni piccola sfaccettatura della realtà che vi circonda vi sentite a volte confusi, altre euforici nell'attuare i mutamenti proposti dal presente. Per fortuna una limpida lungimiranza provvede a consigliarvi per il meglio. La verità è che, perdendo la vostra classica cautela, sentite un gran bisogno di venir fuori protagonisticamente, in famiglia, nel lavoro, nelle amicizie o nella coppia, volete intensamente primeggiare. Un Plutone molto stimolato vi immerge in questo stato d'animo, specie se appartenete alla terza decade. Disponetevi su un immaginario palcoscenico, ma fate attenzione a non pestare troppo il piede a qualcuno. Oggi potrebbero esserci screzi e incomprensioni in amore, soprattutto nel fine settimana. Mantenete la calma ed evitate inutili litigi con il partner. Tanta stanchezza sul lavoro, attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, voi andate dritti per la vostra strada. Il segno della Vergine dovrebbe giocare d'anticipo e riflettere di più sulle cose essendo più tollerante nei confronti delle avversità. Il tempo di ritrovare la lucidità necessario ci sarà, quindi siate solo pazienti. Oggi dovrai rimboccarti le maniche e metterti al lavoro. C'è da dire che tu non ti fermi dall'anno scorso. Nonostante le numerose difficoltà, nel 2020 sei riuscito ad andare avanti con molti progetti e a ottenere perfino soddisfazioni inaspettate. I più brillanti, volenterosi ed energici di voi avranno nuove opportunità anche nei prossimi mesi. In amore servirà prudenza, perché negli ultimi tempi lo hai messo un po' troppo da parte. Regalatevi attimi tutti per voi, poiché ne avete bisogno. Avete iniziato un nuovo percorso, che vi porterà soddisfazione, ma vi terrà molto impegnati. È sempre bene riuscire a dare il giusto valore a se stessi. Innanzitutto, riuscirete a non essere troppo duri e severi, perché sceglierete la via più conciliante con i problemi. Quindi sarete più sereni in ogni occasione, anche quelle che in passato vi hanno portato stress e ansia. Giornata stacanovista, ma questa per voi non è una novità, tuttavia oggi lo sarà ancora di più, basta guardare gli astri odierni. Ben quattro astri, ovvero Mercurio, Giove, Venere e il Sole affidabile, tutti in sesta casa, quella che parla di lavoro ma anche di ecologia e di progetti per un mondo green. A defezionare sarà il Sole che nel tardo pomeriggio lascia l'acquario per tuffarsi nel regno acquatico dei pesci, incontro a Nettuno, immaginifico ma anche illusorio in settima casa, quella che parla di rapporti sentimentali. Amore ed Eros, l'amore più grande è sempre il vostro quattro zampe, specie se una persona vi ha delusi o vi sta tenendo sul chi va là. Qualche concessione alla fantasia, davvero insolito in persone concrete e razionali come voi, ma finché succede solo nel privato, con la consapevolezza che vi state divertendo un po' a passeggiare sul tappeto volante del sogno, la trasgressione non avrà conseguenze. Non ti sentirai particolarmente disponibile alle offerte amorose soprattutto nelle prime ore della giornata, quando ti sentirai in preda all'inquietudine. E se nel corso della serata nascerà qualche piccola incomprensione con la persona amata, ebbene scoprirete che è molto facile ritrova accordo e intesa nella calda complicità dell'amplesso. Curate di più il vostro rapporto di coppia, la vostra dolce metà reclama maggiori attenzioni e delicatezze, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 12 del mese di settembre, quando volete sapete essere amanti impareggiabili. Lavoro e denaro, punto caldo della giornata, ma per vostra fortuna ben protetto dalle stelle e di grande soddisfazione per voi. Cautela solo in corso a trattative, dove l'interlocutore, credendo di poter fare il furbetto, ci proverà, ma ben presto dovrà rendersi conto che non siete cappuccetto rosso e fregarvi non sarà un'impresa da poco. Meglio desistere. Oggi la situazione astrale si presenta piuttosto negativa. Sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore professionale. Sul fronte economico,
I nati della terza decade dovranno stare attenti ad organizzarsi con diligenza per scansare ogni pericolo di furti e smarrimenti. Punto. Volitivi come non mai, state scalando una vetta di un'invisibile montagna dove potervi insediare e guardare il tutto dall'alto. Carriera e prospettive lavorative sono galvanizzate dal turbine di idee in movimento che abitano in voi. Punto. Benessere, salute, il vostro pallino, ma mai come ora vi sentite sotto controllo, attenti al primo sintomo allarmante. Per fortuna non ve ne sarà nessuno e se avete sostenuto una visita medica o un test clinico, avrete il sollievo di un referto assolutamente tranquillizzante, state benone. Avevate dubbi? Punto. Usate una certa cautela nell'affrontare viaggi e sport. Curate la vostra salute con attenzione e alimentatevi in modo quanto più sano possibile. Probabili disturbi della settimana, emicrania, influenza o raffreddore. Rigeneratevi con un più assiduo contatto con la natura e ascoltando la magica musica di Bach. Punto. Per lei, lui vi piace da matti, ma prima di aprirgli la porta di casa volete saperne qualcosa di più, bello, simpatico, di successo, ma un filo sfuggente. Magari è solo timidezza, ma, per lui, sul nuovo amore siete ancora in forse, lei vi piace e vi intriga ma… Se si è già dichiarata allergica al pelo di gatto, e quando viene da voi si tiene a distanza di sicurezza da Micio e Lulu, il fiuto vi dice che non è la donna giusta. Passate a esaminare la prossima. Punto. Colore delle emozioni, ocra. Punto. Barometro dell'umore, variabile. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 6, benessere, 9, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.